Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma la transizione ecologica e questo disastro non c'entrano niente l'una con l'altro. Cioè, non è che se noi avessimo avuto le auto elettriche, le colonnine, questa roba si sarebbe evitata. Il punto non è questo, cioè, il punto è che noi dobbiamo fare una serie di interventi che ci hanno ricordato i geologi, non Greta Thunberg, ci hanno ricordato i geologi che servono, serve una manutenzione costante, serve lavorare sugli argini, alcuni vanno rafforzati, altri vanno alzati, serve fare la pulizia per bene dappertutto, purtroppo ci sono 2500 km di argini e non è facile comprensibilmente essere presenti su tutto il territorio. Un tempo c'erano i cantonieri, oggi non ci sono più, si occupano le comunità montane di fare tanto lavoro ma hanno poche risorse. Okay. Insistere adesso sul dire, vedi, sono i cambiamenti climatici, sono colpa dei negazionisti, no, non è colpa dei negazionisti. Non è colpa dei negazionisti, perché l'Europa dà a un problema reale che certo può avere a che fare anche con il riscaldamento globale, ma dà le risposte sbagliate, come sul PNRR. Cioè, a noi servono i soldi, ad esempio, sul dissesto idrogeologico, che però non è il tema del riscaldamento globale e della transizione all'elettrico. E questo è il punto. Chiaro. Cioè, noi usiamo questa tragedia per spingere una cosa che anche qualora mettessimo le nostre case, voglio dire, in classe energetica migliore, che cosa cambierebbe? Risolveremo il problema dei fiumi che esondano perché non si sono fatte le vasche? Allora, è interessante questa posizione. Cito solo un dato per farci capire. Perché le famose vasche che servono, no, a far sfogare un pochino la forza e la rabbia dei fiumi, erano previste 23 in Emilia-Romagna, ne sono state fatte 12. Ieri sera il sindaco di Cesena ammetteva che ne servirebbero ancora altre. Ce ne sono più in Emilia che in Romagna. Allora questo è il problema, non dire stop al fossile, cosa che sarebbe bellissimo fare, ma purtroppo non riusciamo a fare, anche perché altrimenti la gente smette di mangiare domani mattina. Fatemi, prima di salutare,